lotto contrattuale, oramai in dicembre eravamo quasi alla fine, e difatti dopo Piazza Fontana si dovette anche chiudere per forza di cose il contratto, perché la tensione oramai era al culmine. Noi avevamo i picchetti su tutta la fabbrica, penso che i picchetti in quel periodo lì li facevamo anche fino a tarda sera, e sull'uscita delle merci in pratica, no? Dei picchetti sulle merci, ma tanto per non far entrare le moto. Ed arrivò la notte, credo che allora si lavorava ancora fino alle 5 e mezza alle 6, comunque la notizia arrivò prima delle 5, insomma immediatamente la bomba, credo che era alle 4 e mezza, ci arrivò immediatamente la notizia. Ed io ero a fare in una portineria, sempre della Marelli, a fare il picchetto, in quell'ora lì, e c'era un compagno, un comunista, che c'è attualmente, che è una persona abbastanza di rilievo all'interno anche della commissione interna, e si discuteva su questo fatto, insomma. Ecco, io personalmente, beh, devo confessare che in quel momento preciso, so, le 5 meno 20 di questo pomeriggio, potevo anche però, ecco, qua una parentesi, non avevamo informazione né di quanti morti, poteva essere anche un'azione così, una bombetta che era successa, però magari potevo anche pensare che una cosa di questo genere fosse fatta da una certa sinistra, anarchici, ormai erano quelli che si dicevano, no? Come oggi magari sarebbe in certi casi. E questo è un episodio che mi colpì. Questo compagno mi disse subito, in quel momento lì, guarda che episodi di questo genere, forse lui si ricordava anche del Diana, e io non ne ero mai venuto a conoscenza, guarda che episodi di questo genere sono diversi. Dopo, ovviamente, il giorno dopo la discussione fu un'altra, perché la lettura dei giornali, si aprirono discussioni da tutte le parti, penso che tutta la sinistra, beh, con no. Per esempio, la partecipazione ai funerali, secondo me, fu un altro episodio molto importante, che la FLM di Milano, ma anche la Federazione di Milano, secondo me, ha avuto una dose di coraggio non indifferente in pratica, inducendo una manifestazione. Oggi, ripensandoci, è un episodio storico della classe operaia milanese, perché l'aver permesso, l'aver indetto lo sciopero, l'aver portato le persone per i funerali, secondo me è stato un episodio di grandissima importanza, che al di là di tutte le storie è stato, cioè il significato era quello che la classe operaia ne era colpita, la classe operaia ne doveva rispondere in prima persona agli episodi di questo genere, e la doveva combattere in prima persona gli episodi di questo genere.